Il 4 maggio già con noi, insomma, andiamo a scoprire gli astri, l'oroscopo, le stelle. Prima il nostro almanacco, ciao da Mauro. San Floriano oggi, i compleanni, quello di Elie Schlein, politica italiana, è nata in Svizzera il 4 maggio del 1985. E poi abbiamo il porno divo italiano Rocco Siffredi, nato il 4 maggio 1964. Adesso la frase del giorno e poi andiamo incontro all'oroscopo. Adempio al dover mio quando ho promesso, ma non rispondo fuor che di me stesso. Pronti a seguirli i 12 segni in questo 4 maggio. Ariete, è molto facile che nel corso della giornata vi troviate a dover affrontare un dialogo con la persona amata fino a questo momento rimandato. Se c'è aria di crisi, inutile far finta di nulla. Meglio invece chiarire. Toro, la situazione economica appare bene assestata e sicuramente non vi creerà problemi se vorrete concedervi qualche spesuccia extra. Stasera, incontrando chi amate, dimostratevi concilianti. Gemelli, invece di piangervi addosso, modificate il vostro operato, oltre che il vostro atteggiamento. Scoprirete che non c'è nulla di tanto terribile nel problema nato quest'oggi e quindi lo risolverete ben presto. Serata da trascorrere romanticamente a due. Cancro, se studiate è probabile che la vostra mente non abbia alcuna intenzione di farsi imbrigliare in una costante attenzione e ciò, grosso modo, vale anche per chi lavora. Attenti quindi a non disperdervi. Leone, la persona amata ha valide ragioni per avere provocato in voi i sensi di colpa che ora vi rodono, perciò fate una scelta, o vi scusate o date un taglio netto. Confidatevi con un amico sincero. Vergine, con l'estate ormai alle porte, dovreste cominciare a pensare un po' alla cura del vostro aspetto. Ginnastica, massaggi, magari un nuovo taglio e qualche acquisto per il guardaroba potranno servirvi allo scopo. Bilancia, parlarne non serve, ma chiudersi in se stessi può peggiorare le cose. Non abbiate il timore di annoiare gli altri con i vostri problemi. Una volta tanto saranno ben felici di ascoltare anziché di parlare. Scorpione, al lavoro o a scuola non concluderete nulla di buono, tutti presi come siete da un certo evento in programma per questa sera. Siccome c'è ancora tempo e siccome tutto andrà benissimo, fate uno sforzo e concentratevi sui vostri impegni. Sagittario, anche se vi sembra difficile, quella certa soluzione si profila come la più giusta e ad essere sinceri anche voi ve ne siete accorti. Stasera restate in casa a meditare. Capricorno, se il rapporto tra voi e il vostro partner è diventato ormai privo di contenuto e se vi accorgete che siete come due barche che si allontanano sempre più, è giunto il momento di troncare. Rifletteteci però ancora un momento. Acquario, vorreste essere lontani mille miglia dal luogo nel quale invece sarete costretti a rimanere. Coraggio, tra poco si aprirà un nuovo weekend che, se può farvi star meglio, potete già cominciare ad organizzare. Pesci, l'aria di stanca che vi circonda non riuscirà a smontarvi. Avrete idee brillanti unite ad un'ottima capacità di concretarle. Il successo è dietro l'angolo. Tenete duro e mettete la quinta marcia.